Buonasera, buonasera a tutti. Eccoci live sulla pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2023. Ecco, magari verifichiamo se siamo live, ma a me la piattaforma segnala che siamo in diretta. E siamo in diretta appunto con un webinar che ha ad oggetto la tesi di laurea. Come iniziare? Ecco, l'abbiamo intitolata così, in questo modo, questa diretta, questo webinar, perché oggi il dottor Andrea De Felice, che saluto, ci parlerà appunto di come funziona il tutoraggio tesi che si può chiaramente avere presso il nostro centro studi Calamandrei. Infatti, dottor De Felice, non a caso, tra le tante cose, perché è collaboratore della nostra scuola, oltre che docente, si occupa proprio anche di questo, cioè di supportare, di dare appunto un supporto, un aiuto. Ecco, semplicemente un tutoraggio tesi nella stesura della stessa. Inizio a leggere i primi commenti, le prime interazioni. Allora, Giovanna che dice: buonasera, si sente e si vede bene. Infatti, tu sei sempre bellissima. Grazie, Giovanna, davvero. Io sono sempre molto lieta e non solo lieta, ma anche ansiosa di leggere proprio i commenti di Giovanna, perché so che ci segue sempre con grande affetto. E quindi, quando vedo che c'è un commento di Giovanna, significa che è tutto ok, che siamo in diretta. Grazie Giovanna ancora. E come dicevo, appunto, noi siamo qui live per affrontare questo nuovo tema, perché come ad apertura, ad introduzione di ogni webinar, specifico sempre che in realtà la nostra realtà formativa, la nostra scuola formativa è una scuola che presenta un'offerta molto ampia. Non ci occupiamo soltanto di formazione giuridica, quindi non è soltanto una boutique, ecco, appunto di formazione giuridica, quindi penso al corso esame avvocato, alla preparazione a concorso in magistratura, ma ci occupiamo anche di tanti altri rami, che riguardano la formazione. Ricordo anche la preparazione ormai a tutti i concorsi pubblici che noi siamo in grado di offrirvi, grazie come sempre alla selezione che noi facciamo nella scelta dei nostri docenti, dei nostri collaboratori. Appunto, grazie a questa serrata, in effetti, selezione, siamo poi in grado di offrire sempre alta qualità, alta professionalità nell'appunto formazione. Tra l'altro, ricordo ancora che il dottor De Felice si occupa anche di determinate materie di preparazione proprio ai concorsi pubblici. Ancora ricordo, la nostra offerta formativa prevede anche pacchetti per quanto riguarda i corsi di perfezionamento professionale. Abbiamo infatti tenuto la scorsa volta, quando ci siamo salutati l'ultima volta, un webinar con l'avvocato Angelo Rim e con l'avvocato Claudio Fusco, con i quali abbiamo presentato il nuovo corso in uscita di perfezionamento, ovvero il corso di diritto di famiglia, che riguarderà non soltanto gli aspetti penali, ma anche appunto quelli civilistici. Quindi, insomma, un corso di perfezionamento in toto che offre ancora una volta una preparazione, una formazione completa su quel determinato ramo del diritto. Ma non è l'unico corso di perfezionamento. Ricordo ancora che abbiamo il corso di perfezionamento in GDPR, privacy e protezione dei dati personali, così come ancora il corso di perfezionamento in criminologia tenuto dal no dalla nostra avvocato Federica Posta, criminologa che conoscete bene, un volto che ormai compare quasi sempre in quella che è l'altra rubrica aggiornamenti giurisprudenziali di diritto civile e di diritto penale. E dicevo appunto, tra le varie cose, insomma, tra le varie attività di formazione che noi facciamo da un po' di tempo, ci dedichiamo, grazie appunto al lavoro, dell'attività svolta dal dottor De Felice, anche al tutoraggio tesi di laurea. Quindi ci rivolgiamo principalmente in questo caso a chi è alle prese con la stesura del lavoro tesi. Quindi questo webinar è particolarmente rivolto proprio a tutti gli studenti che in questo momento necessitano, ecco, di una guida, di un tutoraggio nella stesura
chiusura delle tesi. Prima di passare la parola al dottor De Felice, quindi di attendere che magari possa raggiungerci anche qualcun altro alla nostra diretta, vi ricordo anche quella che è la programmazione di questa settimana, della settimana 13-2-2023. Programmazione come sempre ricca, ci diamo sempre molto da fare con le nostre attività, in particolare con le attività pubbliche alle quali appunto possono accedere tutti. E partiamo infatti con il webinar attuale e poi proseguiamo mercoledì con un altro importante appuntamento che in realtà ci è stato molto richiesto, ovvero un webinar sulla riforma Cartabia che per quanto riguarda gli aspetti rilevanti per l'esame di avvocato 2023, sia per quanto riguarda gli aspetti civilistici che per quanto riguarda poi gli aspetti penali. Quindi vi ricordo, ripeto, data, ripeto, orario, webinar riforma Cartabia per questo mercoledì 15 febbraio alle ore 20. Prima di andare avanti, leggo il commento di Clelia. Buonasera, la live sarà salvata e potrà essere vista successivamente. Assolutamente, Clelia, questa diretta sarà salvata qui sulla nostra pagina Facebook Corsi di Formazione Giuridica 2023. Sarà riascoltabile ogni volta che vorrai, perché appunto resterà salvata, ma non solo questa diretta, ogni nostra diretta è salvata qui sulla nostra pagina, ma non soltanto, è anche proposta sugli altri i nostri canali social, come ricordo il canale YouTube Centro Studi Calamandrei. Quindi se non lo fai, seguici anche sul canale YouTube, seguici anche sul canale YouTube Centro Studi Calamandrei, dove troverete tra l'altro anche delle playlist, quindi è ancora più comodo raggiungere direttamente i nostri contenuti video, le nostre dirette, e poi ancora anche sul profilo Instagram Centro Studi Piero Calamandrei. Andando avanti con quella che è la programmazione di questa settimana, ancora vi ricordo che giovedì poi abbiamo l'appuntamento con la nostra ovviamente rubrica aggiornamenti giurisprudenziali che si terrà come sempre alle ore 21. Poi vi ricordo che venerdì 17 febbraio alle ore 15 ci sarà la diretta sempre gratuita di risoluzione tema del nostro corso di magistratura, e poi ancora vi ricordo chiaramente sabato il consueto e doppio appuntamento con alle 15 diretta di risoluzione tracce del nostro corso esame avvocato, e alle 16:30 vi ricordo poi invece la diretta per quanto riguarda appunto i concorsi pubblici. Per tutte le informazioni, cioè come fare in questo caso per avere tutoraggio tesi, come iscriversi a corso esame avvocato, come iscriversi a corso magistratura, ai nostri corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale, come iscriversi alla preparazione dei nostri corsi e concorsi pubblici, e tra l'altro anche all'offerta che forniamo grazie al fatto che siamo anche polo universitario e campus, vi ricordo come sempre di contattarci privatamente e riceverete tutte le informazioni per l'iscrizione. Insomma, qualsiasi dubbio poi vi sarà appunto risolto. Detto questo, io credo di aver parlato abbastanza, di aver atteso già un po' di tempo per consentire alle persone di raggiungerci. Chiaramente, ripeto, sarà registrata questa diretta, quindi sarà riproposta, e a questo punto io passo subito la parola al dottor De Felice, proponendo già il primo quesito. Ecco, allora, dottor De Felice, noi oggi parliamo appunto della tesi, no? Della stesura della tesi di laurea, ma in effetti ci può dire quali sono i problemi iniziali che si hanno nella stesura della tesi, avendo lei comunque sempre in effetti a che fare con gli studenti che sono alle prese con la stesura della tesi e soprattutto con l'ansia da gestire appunto nella stesura della tesi? Prego. Eccoci qui. Allora, comunque buonasera a tutti, scusate ancora con la voce, ma siamo ancora reduci dall'influenza, quindi mi dovrete sopportare un po' in maniera nasale. Ringrazio di nuovo Giusy, e rispondendo alla sua domanda, qual è soprattutto quello che facciamo noi in questo, anche la nascita di questa rubrica, ossia svelare quelli che sono i trucchetti, quelli che sono i tips, tutto ciò che serve per superare in maniera perfetta ed egregia gli scogli che si pongono nell'ambito della stesura della tesi. Ognuno ha avuto questi problemi nella sua vita,
Cioè, basta pensare che si passa da una fase in cui siamo abituati a fare esami, quindi è una modalità totalmente orale di esami, fino a costruire un elaborato, perché ora non si chiamano più tesi di laurea, ma vengono chiamati elaborati, dei testi, dei mini libri, dei saggi che vanno a racchiudere argomenti studiati a lezione oppure argomenti che andranno ad essere approfonditi. E uno dei primi problemi che quindi si pone è come iniziare. Cioè, io ora devo fare la tesi col professore X, con l'argomento Y. Quindi, qual è il mio problema? Cosa dovrei fare? Allora, prima di tutto, scusate, come strutturare? Cioè, vi è sempre quello che è l'elemento principale, come ideare una tesi. In questi argomenti, cioè oggi sarà una lezione introduttiva, andremo poi a vedere la prima parte, ma poi con il seguito di questa rubrica vedremo anche delle interviste, vedremo anche i vostri rapporti, le vostre relazioni. Quindi avremo voi studenti che con la vostra prima persona ci racconterete le vostre esperienze e da lì anche le vostre paure, le vostre ansie. È da proprio da qui che cercheremo di creare questa mini lezione, questa mini guida che potete seguire in ogni modo, in ogni luogo, per superare una sorta di guida di sopravvivenza per il mondo delle tesi. Allora, per vedere la tesi io pongo degli obiettivi. Io sono una persona che crea degli obiettivi, è molto obiettiva. Quindi sono due gli elementi chiave da tenere: chiarezza e completezza. Cioè, questi sono gli elementi fondamentali per iniziare. Prima di scrivere dobbiamo utilizzare la fase preliminare, quella che è l'origine della tesi. Chiarezza, cioè dobbiamo cercare di creare quell'argomento più in maniera lineare, senza essere ridondante, articolato in maniera sregolato, come dicono io, e formato da periodi possibilmente brevi, ma soprattutto che devono essere chiari. Secondo elemento, completezza. Dobbiamo prendere tutte le informazioni utili per quel determinato argomento. Ad esempio, ora mi viene in mente la riforma Cartabia, l'argomento che portiamo al webinar. Perché non portare anche il webinar che offriamo noi, oppure i nostri corsi che offriamo, quindi le lezioni gratuite, come fonte di ispirazione? E oggi parleremo proprio di quella che è uno dei punti margini che viene posto all'inizio, ossia la bibliositografia. Ed è per questo motivo che io, per iniziare, dobbiamo prima di tutto essere calmi, ragazzi. Io vi faccio soprattutto molto supporto morale. Io cerco anche di essere da cuscinetto, da ansia per queste situazioni. Seconda cosa, dobbiamo inoltre cercare assolutamente di essere tranquilli, perché quello non dobbiamo pensare che la tesi sia un qualcosa di oddio, cosa devo fare? No, la tesi è un mondo che ci apre, ci dà la nostra creatività e anche il modo di esprimerci, di vedere come siamo cresciuti nel corso dell'università. È, diciamo, un qualcosa che ci valorizza. E quindi, ed è anche una cosa bella, infatti le tesi sono l'esposizione dell'argomento che ci è piaciuto, che portiamo. Io ho portato un argomento di diritto internazionale, la dottoressa De Rosa pure ha portato un bellissimo argomento, ricordo. E quindi sono argomenti che ci hanno accompagnato nella vita. E quindi il primo Tu problema che... definisci, vediamo se ricorda bene quale argomento ho portato. Ah, ora mi mette proprio all'inizio. L'aiutino, diritto parlamentare, una branca del Diritto diritto penale parlamentare, sì. particolarmente. Sarebbe una, diciamo, una Bellissimo. specialistica del diritto costituzionale, un'osservazione più specifica su tutto ciò che accade all'interno del Parlamento dal punto di vista del diritto. Mi taccio. No, non ti preoccupare. Comunque, esatto, guardate, la dottoressa De Rosa ha portato una specialistica proprio perché le è piaciuto quell'argomento. Quindi, il primo elemento, ad esempio, molte persone sono anche titubanti sull'argomento. È questo, cioè prendere un qualcosa che ci è piaciuto oppure un qualcosa che ci serve per formare. Ad esempio, io voglio diventare un avvocato penalista e non è per forza che devo prendere un argomento noioso di penale, ma anche un qualcosa di non comune.
Molti dei nostri studenti inoltre scelgono anche argomenti belli. Io ricordo che alcuni di voi avete scelto elementi anche contemporanei, il mobbing, situazioni anche che fanno parte della nostra realtà quotidiana, come ad esempio le pubblicità, oppure il rapporto responsabilità penale e così via. Cioè elementi che fanno parte della nostra esistenza. Quindi, attenzione, dobbiamo tenere a mente questi schemi, cioè prendere un argomento che piace, rappresentarlo in maniera chiara e specifica, quindi cercare di rispondere a questo, e soprattutto essere calmi. Quindi questo è il primo scoglio. Poi ci saranno anche gli altri scogli che vedremo nel corso dei vari webinar che terremo. Ma uno degli elementi fondamentali, e che poi andremo a concludere ciò, è anche l'elemento formalistico. Infatti, cos'è la prima volta che voi scegliete l'argomento col professore e vi accordate se è disponibile o meno, è la forma. Cioè il professore cosa vi dice? Ok, mi stili una serie di capitoli, mi stili anche quelli degli argomenti, l'argomento che andrà a fare, mi dia anche un titolo, oppure glielo dirà la professore, e poi andremo ad eviscerare la tesi. Ed è qui che iniziano anche alcuni problemi personali. Ok, io ora ho l'argomento, ma non so come iniziare. Come mi devo strutturare? Quali sono i dettagli per la formulazione della tesi? Ed è qui, questa lezione iniziale oggi, che parleremo di un argomento bellissimo che molto spesso molti trattano, ossia forma e bibliografia, elementi che sono anche alla base di ogni tesi, ma non solo di tesi, perché la bibliografia la troviamo anche in qualsiasi libro, scusate, in qualsiasi argomento che abbiamo a che fare, proprio perché la bibliografia è il sunto finale di un è la raccolta dei dati, è una scorta di. Allora, in termini informatici, che io sono anche professore di informatica nell'ambito del centro, è la scheda madre dell'intero rapporto, cioè lo scheletro, perché ci sono proprio tutte le informazioni che abbiamo preso, che sono state fonti anche di ispirazione o che hanno forgiato il nostro percorso. Quindi, ragazzi, primo step. Cercare l'argomento che piace. Se poi non avete l'idea, andare anche di intuito, cioè vedere in base anche alla cosa che abbiamo, la storia che vogliamo avere. Perché ci sono, ad esempio, diversi motivi. C'è il motivo, ad esempio, ok, voglio fare quel professionale, il motivo mi è piaciuta quella materia, il motivo quell'argomento lo voglio portare perché fa parte di me. Molte di queste tesi, inoltre, sono tesi autobiografiche. Perché sì, l'argomento è quello, però vanno poi nelle ultime parti, perché di solito poi lo vedremo, le prime parti sono teoriche, mentre l'ultima è la vera e propria fulcro, dove poi si terrà anche il discorso finale, è quello. Poi il discorso lo andremo a vedere anche più avanti. Queste sono lezioni introduttive, quindi non vi preoccupate, andremo poi man mano a toccare questi piani. Quindi, ragazzi, rispondendo alla domanda della dottoressa De Rosa, scegliete l'argomento che vi piace. Se avete dei dubbi, cercate sempre di rispondere a queste due domande. È chiaro? E mi completa tutte le informazioni che cerco? Se le risponde, è giusta. E io questo è diciamo, è il consiglio che vi do. Poi il resto viene da sé. Poi ci sono anche altri problemi che cercheremo poi di rispondere. Ed oggi poi parleremo di quello che è la forma. Un elemento Infatti, che stavo è per fare questa fondamentale. domanda, quest'ultima domanda, e poi concludiamo questa diretta. Inerente alla forma, ecco, cosa è importante nella stesura della tesi per quanto concerne l'aspetto della forma? Ok, allora ragazzi, la forma dovete sapere bene che come funziona. Allora, prima di tutto una tesi viene strutturata in diverse parti organiche. Avete il frontespizio, che è la pagina iniziale, la preliminare del testo. Qui viene c'è cioè il logo dell'università, dell'istituzione, il dipartimento, la materia che portate, il titolo che avete scelto e poi in basso a sinistra avrete in grassetto il nome del relatore, quindi del vostro professore, che attenzione, molti sbagliano perché dovete anche inserire se lui è un professore, un dottore o un avvocato, perché molto spesso alcuni tengono, cioè sono molto attaccati a questi dettagli. E quindi la qualifica accademica, ad esempio, dottor De Felice Andrea,
infine la relatrice Giusy De Rosa. Poi ci saranno i correlatori e così via. E quindi questa è la prima parte. Poi si devono considerare dei dati che sono comuni, ossia la formazione dei margini, superiore, inferiore, sinistro e destro. Ricordate che il sinistro è sempre 0,5 maggiore agli altri, quindi se gli altri sono 2, sarà sempre 2,5, se saranno 2,5 sarà 3 e così via. Poi per quanto riguarda gli altri elementi li andremo a vedere in seguito. Io vorrei parlare proprio della bibliografia ora, elemento che è il nocciolo fondamentale della questione. La bibliografia, anche se noi la consideriamo alla fine, perché la mettiamo sempre alla fine, è, dopo le conclusioni, è il vero fulcro, rappresenta lo specchio del testo, tutte le fonti che abbiamo preso. Poi ha diversi titoli, viene chiamato fonti bibliografiche e sitografica, bibliografia o bibliositografia, le ho sentite tante, però come viene chiamata è quella, cioè rappresenta la nascita dell'elaborato. È per questo motivo che viene fatta una pre-bibliografia, per vedere cosa porterai, perché sono tutti i libri, tutti gli articoli di giornale, tutte le riviste, tutti i paper, per chi li riesce a reperire. Poi andremo a vedere successivamente come si fanno queste cose. Gli articoli, i settimanali, anche gli le leggi che vengono prese. Molto spesso si vengono create dal professore, quindi si sceglie in relazione al professore, il professore ti dà il materiale. O anche delle volte, se il professore non me lo dà e siete in difficoltà, vedremo come. Ci sono dei siti ad hoc, anticipo Google Scholar tra questi, che vi aiuterà, che vi ha una grande mano. Però ci sono delle regole. Vediamo quali sono. Prima di tutto, gli argomenti vengono messi in ordine alfabetico, quindi in base all'ordine dell'alfabeto, e iniziano per cognome, mai per nome. Attenzione, le note sì, possono avere il nome. Quindi, ad esempio, parliamo Giusy De Rosa. Si può mettere la nota Giusy De Rosa completo, mentre nella bibliografia si scrive De Rosa, virgola, G puntato, punto, G grande, virgola. Questa è la scrittura APA, un modo che si utilizza per la bibliografia. Importante questo atto. Poi, quindi questa è la prima grande differenza. Inoltre, se quello stesso autore ha costruito tante altre opere, si deve utilizzare in ordine cronologico, quindi dalle opere più recenti alle meno. Quindi vengono prese quelle più vecchie rispetto alle recenti. Poi dobbiamo, per scrivere la bibliografia, non è che si deve fare nell'ultimo momento, no. Quando noi stiamo scrivendo quest'ultima, dobbiamo prendere, cioè ad esempio, curiamo il primo capitolo. Prendiamo quella nota, dobbiamo prendere quell'argomento e la salvarlo su Word. Io ve lo consiglio sempre. Non fate come fanno molti che, ok, la bibliografia la faccio per ultima, quindi i dati li prendo dopo. No, perché perderete più tempo. Se fate così, ci impiegherete pochissimo, perché avete già lo schema già idealizzato. Poi, un ulteriore fattore che vi insegno, il manuale APA. APA sta per Actualic Published System o Language. E come funziona? Per quanto riguarda i libri, perché poi il tempo è breve, come funziona? Si mette il cognome dell'autore, seguito dal nome puntato, il titolo dell'opera, che deve essere riportato esclusivamente in corsivo, e subito dopo c'è il punto. L'edizione, che deve essere per forza superiore alla prima. Se c'è un'edizione inferiore alla prima, un'unica edizione non si mette. La città di pubblicazione, la casa di editrice e l'anno di pubblicazione. Facciamo un esempio. Autore 1, quindi il cognome De Rosa G, virgola De Felice A, e quindi quella specie di E alla Disney, autore 3 col nome CC. Metteremo tra parentesi l'anno di pubblicazione, quindi 2023, il titolo dell'articolo, quindi aiuto tesi 2023, l'edizione, diciamo che la prima, quindi non la mettiamo, se sarà la seconda, tra parentesi edizione 2, virgola, il luogo, quindi Napoli, due punti, l'editore Centro Studi Piero Calamandrei,
Inoltre si possono mettere anche le pagine, se si considera un capitolo oppure un riferimento di un testo. Se c'è un volume, si mette volume prima del luogo. Se sono le pagine, si mette dopo i due punti PP con l'indicazione delle pagine a cui si fa riferimento, oppure tra virgolette, quindi tra parentesi, le pagine. Questi ragazzi si chiamano indice APA, devono seguire queste regole per farle in maniera perfetta. Anche se molti professori cioè, sono anche molto accondiscendenti, se seguite queste regole, li farete felici, cioè darete una marcia in più anche alla vostra tesi, cioè soddisferete quelli là che sono un po' pignoli, che vogliono proprio che sostenete questo, questo tipo di sistema, ma anche i nuovi, soprattutto quelli meno accondiscendenti, che capiranno il vostro impegno. Quindi attenzione. Invece, prima di terminare, parliamo quello che è l'articolo di giornale. Articolo di giornali o blog sono stessa cosa, solo che in più, prima del titolo, viene messo l'anno accademico in cui viene costituito, quindi ad esempio la pubblicazione da dove viene. E se si tratta di digitale, si utilizza il sistema DOI, Digital Object Identifier, che è un modo per andare a scaricare il testo, soprattutto per chi è professore o per chi vuole controllare l'argomento da cui si prende. Il DOI molto spesso si trova nell'articolo che andiamo a considerare ed è il numero che c'è scritto lì. Se non c'è il DOI, si utilizza l'URL, ossia il link che abbiamo. Per gli amici di giurisprudenza, oltre a questo, lo troviamo soprattutto nelle leggi, negli atti congressuali o nelle pubblicazioni di diversi enti. Ad esempio, in tema del Covid, quindi se la dottoressa De Rosa ha portato qualcosa sul ambito della salute, come funziona? Mettere il contratto da dove è stato preso, la sua sottoscrizione nel tempo, l'autorizzazione dal governo, quindi anche il DPCM come è stato fatto, in supplemento poi alla Gazzetta Ufficiale. E quindi questo è. Ultimo elemento, e poi terminiamo questo lungo viaggio che abbiamo fatto, è la sitografia. Elemento comune, oramai tutto si trova su internet. Come funziona ad esempio con la sitografia? La sitografia è i siti che abbiamo consultato, quindi ad esempio si può rappresentare in due modi: la pagina internet XY nel mese di maggio 2016 ha riportato questo, quindi la pagina internet del centro studi nel mese febbraio del 2023, non si porta mai il giorno, attenzione, ha riportato le parole del dottor De Felice, e mettiamo tra parentesi questo, oppure fare riferimento sulla link, quindi centro studi Piero Calamandrei.it. Però per essere più formali, anche per essere in maniera più bella, si utilizzano due modi, o simile alla bibliografia, quindi mettere il cognome, il nome, puntato, l'anno, tra parentesi, il titolo. Se non vi è il titolo, basta riportare quello che è nell'articolo e in questo caso si mette ultimo accesso, quindi il titolo che è stato riportato, perché molto spesso sul web cambiano, quindi se ad esempio cambierà questo tipo di webinar il titolo, tesi di laurea, come fare invece di come iniziare, però noi avevamo cercato come iniziare, abbiamo quindi la dicitura. Tesi di laurea, come iniziare, del 13 febbraio 2023. Se il 14 marzo invece cambierà, è un altro modo. Però noi riportiamo questo soprattutto anche per sicurezza. Un ultimo modo è indicare solo il link, quindi in direzione a questo, e indicare la modifica. Quindi utilizzare la dicitura autore, anno, titolo, editore, quella dell'indice APA, che è quello fondamentale. Quindi ragazzi, queste e tutto ciò che riguarda la bibliografia, elemento fondamentale alla base di ogni progetto. E quindi io concludo qui, mi sono anche un po' dilungato abbastanza, però sono argomenti che cerco anche di cercare di farvi apprendere, cioè serve quindi questo, e io passo la parola alla mia collega, la dottoressa De Rosa, per i saluti finali. Io ho terminato.
Arrivederci. Allora, io ringrazio il dottor De Felice perché in questo caso, ma in generale è sempre bene, ecco, dilungarsi se il fine è quello di far comprendere meglio poi in effetti i concetti e tutto ciò che facciamo. Quindi grazie comunque, tra l'altro, leggo anche il commento di Giovanna che condivido appieno. Non avevo dubbi sulla chiarezza del dottor De Felice, sempre impeccabile, complimenti. Condivido assolutamente. Dunque, allora, io già vi ho accennato quelli che sono i prossimi appuntamenti, non ripeto quanto già appunto riferito, ma vi rimando quindi semplicemente come sempre, da usanza nella chiusura della diretta a restare connessi su tutti i nostri canali social per tutte le prossime attività. Grazie per averci seguito e buon proseguo di serata. Arrivederci.